Buongiorno a tutti. Mi presento con questo video per offrirvi dei chiarimenti, in realtà anche la verità, in merito all'increscioso episodio che si è consumato nel luglio scorso, 2022, ad Aversa, dopo la celebrazione dell'esequia, che non ho nemmeno presieduto io, ma un altro confratello che stava con me in parrocchia. Questi signori entrano nell'ufficio, vengono da me e mi chiedono: Padre, quanto vi dobbiamo? E io rispondo, come rispondo a tutti: date quello che volete, un'offerta libera. Mettono 20 euro sul tavolo e poi la signora aggiunge: Padre, va bene così, diteci voi. E io aggiungo solamente testuali parole: vabbè, ci sta chi dà di più e chi dà di meno, niente più. Questa mia risposta li avrebbe urtati, che subito si accendono i loro animi e iniziano a proferire nei miei riguardi parole anche pesanti. Cioè, in realtà, brevemente, loro sostenevano che dietro la mia parolina offerta libera si celasse un intento di cioè una tariffa sul sacramento celebrato. Si accendono gli animi, addirittura questo signore si avvicina alla scrivania, raccoglie 20 euro e mi lancia 5 euro così a modo di disprezzo. Poi vanno via, comunque la cosa finisce lì e resta solo un alterco, una incomprensione lì nell'ufficio della parrocchia. E non quello che hanno raccontato i media, sui giornali, su internet. Ecco, il parroco, l'offerta esigua. Esce, rincorre il fedele, esce fuori dalla chiesa, sul sagrato della chiesa, riempie di botte il Signore. Tutte cose inventate. Serviva con titolo a effetto e ci sono riusciti, perché poi, quando non c'è una verità su un argomento, ci si inventa qualsiasi cosa. Io non ho rincorso nessuno e non è successo nulla fuori al sagrato della chiesa. I signori sono andati via, c'è stata questa incomprensione e tutto è finito lì. Dopo circa 40 minuti, più o meno, io tornavo dal comune, dal municipio, per una commissione e su via Roma, di fronte a me, incontro questo signore con il quale avevo avuto l'alterco in sacrestia. Il mio tentativo era solo quello di un chiarimento, anche perché ci eravamo lasciati così in malo modo, cioè così in quel modo. E quindi questo mio chiarimento non ottiene un effetto positivo, anzi, questo signore appena mi vede sul marciapiede continua a proferire nei miei riguardi offese, minacce alla mia persona, al mio sacerdozio, ma non solo, lui mi stava minacciando di andare dai carabinieri a denunciarmi per estorsione, perché io avevo preteso da lui una somma di denaro, il che non era vero. Però la colluttazione c'è stata, perché avete visto un video, avete visto solo un video, ma non il video che chiarisce l'origine della colluttazione. Perché c'è stata questa colluttazione? Perché io cercavo di chiarirmi. Il Signore era arrabbiato e mi diceva delle parole grosse, offese, che non sto qui certamente a ripetere. E io aggiungo in questa discussione così a distanza: vabbè, questo mi sembra un atteggiamento da camorrista. Queste sono le mie parole che escono dalla mia bocca verso questo Signore. Lui, sentendo queste parole, si sentirà offeso. Si gira verso di me, arma i pugni e si scaraventa addosso con schiaffi, pugni e calci. Quindi in realtà io subisco da questo signore una aggressione, prima verbale e poi fisica. Vi invito a guardare questo video, il video dell'origine della colluttazione. Si vede chiaramente che sono io a subire da questo signore un'aggressione vera e propria. Guardate per favore.
Ma ecco, non sto qui né a difendermi né ad accusare qualcuno, ma a chiudere questa parentesi offrendovi la verità dei fatti, ed è questa la verità dei fatti. Sento il bisogno di ringraziare il mio vescovo, che mi è sempre stato vicino, che ha sempre subito creduto in me, nella versione che io avevo a lui espresso, anche messo per iscritto. Chiedo scusa anche ai confratelli, che purtroppo, diciamo tra virgolette, la categoria ha subito queste ingiurie, queste cattiverie verbali dai leoni da tastiera. E quindi ringrazio tutte le persone che mi sono state accanto, vicino in questo periodo di sofferenza e di prove, perché poi il fango mediatico mi è caduto addosso. Hanno detto tante cose brutte sulla mia persona, sul sacerdozio, sui preti, sulla Chiesa, e questo mi ha veramente ferito molto. E quindi ringrazio i sacerdoti che mi hanno raggiunto con messaggi di solidarietà, di vicinanza, gli amici, le amiche, i parenti, i familiari, tutti coloro che veramente mi sono stati vicini in questo momento di prova.